oggi per parlare del nostro progetto, del progetto di produzione di pasta arricchita alla spirulina a partire da acque di vegetazione di Frantoio Leali. È un progetto, un'idea insomma, di questo progetto. L'idea iniziale è nata grazie al supporto di un gruppo di giovani ricercatori, tra agronomi, economisti, ingegneri, diciamo se mi dimentico qualche formazione, di uno spin-off universitario, ora start-up, che è GreenTech SRL, che poi nel percorso abbiamo coinvolto con esperti e consulenti di questo progetto. Cosa molto importante, il progetto è stato interamente finanziato, questo progetto di studio di fattibilità, è stato interamente finanziato dalla Comunità che lavora per ringraziare Eleonora Maldini, che rappresenta qui oggi la Regione Marche, il Servizio Agricoltura, interamente finanziato grazie a una misura del PSR, che è la misura 16.1, dedicata appunto alla fase di setting up di alcune idee imprenditoriali innovative come queste. Sappiamo che la Comunità Europea, quindi la Regione Marche, sta molto investendo in misure come queste, misure che promuovono l'innovazione di prodotto e di processo. E appunto sui partenariati e offerte di innovazione si sta giocando un ruolo, poi Eleonora ci dirà nella sua presentazione, un ruolo fondamentale, soprattutto per l'impresa come questa che ci ospita oggi, che è la Terra e Cielo, che da sempre è stata coinvolta, insomma, come dice Bruno, sempre, è stata da sempre coinvolta, anche già da tempi non sospetti, mi piace, amplifica un po' troppo forse, in quello che è lo sviluppo sostenibile, non solo lo sviluppo sostenibile inteso come sviluppo sostenibile dell'ambiente, dal punto di vista ambientale, appunto economico, ma anche sociale. Quindi essere qui oggi, diciamo, è un percorso che si rinnova. La cooperativa è stata sempre attenta a queste dinamiche. Altro partner del progetto, vi illustro un po' i partner del progetto, oltre all'università che si è fatta carico, diciamo, della studio di fattibilità economico, quindi il gruppo del Dipartimento del D3A dell'Università Politecnica delle Marche, GreenTech, che ho già SRL, la startup che si occupa di, Matteo poi ci dirai di cosa vi occupate in generale, ma di sviluppo e di pratiche innovative in generale, legate alle bioenergie anche. Che ci ha seguito invece la parte di fattibilità tecnica, la cooperativa La Terra e il Cielo, che invece ha come obiettivo quello di commercializzare pasta alla spirulina, arricchita alla spirulina, e per ultimo ma non per ordine di importanza, il Frantoio, associato alla cooperativa La Terra e il Cielo, che è la fattoria Petrini, che oggi non è qui per sopraggiunti motivi, per sopraggiunti impegni, quindi di altri impegni già presi da Francesca, che aveva come obiettivo appunto quello di valorizzare le acque di vegetazione dei propri frantoi. Sappiamo che per i frantoi oleari, per chi produce olio di oliva, quello delle acque di vegetazione è un problema, quindi Francesca si è sempre interrogata su come valorizzare, piuttosto che considerare un rifiuto, su come valorizzare le acque di vegetazione. Al momento lei le utilizza come concime per i propri campi, ma ovviamente non sono io qui a doverlo dire, ci saranno gli ospiti molto più preparati di me, è un problema poiché può generare anche fitotossicità per le sue coltivazioni. Quindi quale migliore occasione quella di partecipare, entrare come partner di questo progetto per cercare di chiudere il ciclo, cioè di attivare quella che è tanto la tanto abusata, diciamo, approccio, se non altro nei termini, che è il concetto di economia circolare, cioè da un problema, da uno scarto, da una risorsa che apparentemente non è considerata tale,
costituire le basi per la creazione di un prodotto ad alto valore aggiunto commercializzato appunto dalla cooperativa e che risponde alle crescenti esigenze dei consumatori, appunto la pasta arricchita di spirulina. Io non la faccio più lunga di tanto, solo per illustrarvi che sono stati 8 mesi di duro lavoro. Siamo partiti a marzo, ci siamo incontrati per ben ufficialmente per ben 8-9 volte, ma effettivamente ci siamo incontrati tantissime volte, sia in azienda da Francesca nel frantoio, sia qui in cooperativa. Abbiamo visitato pastifici che ci hanno dato supporto su come lavorare questa materia prima. Matteo e Francesca di GreenTech, che ringrazio, è tra il pubblico, ci hanno supportato per quanto riguarda la questione crescita dell'alga e proprietà relative. È stato un bel lavoro di gruppo e oggi concludiamo con questo convegno conclusivo, invitandovi anche a consultare, adesso qui non so se Matteo c'è ancora il sito disponibile, c'è non abbiamo la linea, ma vi invito a consultare il sito che abbiamo costruito e poi vi lascerò l'indirizzo completo. Comunque dal sito della Terra e Cielo si rimanda direttamente al sito ad hoc costruito per maggiori informazioni sul progetto. La nostra idea è quella, e poi Eleonora ci dirà come e quali saranno le tempistiche, la nostra idea è quella di non fermarci solo allo studio di fattibilità. Fino a qui abbiamo capito che è possibile produrre quest'alga a partire da nutrienti che arrivano da quello che è la filiera dei frantoi oleari, quindi dagli scarti, dalle acque di vegetazione di frantoi oleari. È possibile dal punto di vista tecnico produrre alga, è possibile da un punto di vista tecnico produrre pasta con quest'alga e quindi aumentare il valore nutrizionale di questi prodotti. Dal punto di vista economico pure ci sono le condizioni che ci indicano, insomma, che il percorso è fattibile, pur con alcune limature da fare durante i vari step della filiera, perché è un prodotto che esce sul mercato ad un costo effettivamente abbastanza alto, quindi ad alto valore aggiunto ma ad altrettanto valore economico. Quindi quello che vogliamo fare è non fermarci qui e andare ad attuare la seconda fase, cioè la implementazione vera e propria del prodotto, quindi la produzione di alga su media larga scala e quindi la produzione di pasta commercializzabile, quindi a tutti gli effetti sulla distribuzione italiana di prodotti biologici. Inizieremo probabilmente con l'Italia. Al momento abbiamo solo un prototipo sviluppato, questo è il concetto. Io lascerei la parola al primo intervento della giornata. Abbiamo qui un ricercatore dell'Enea, il dottor sì, scusa Bruno, avevo immaginato il sindaco nelle battute conclusive, invece è programmato come saluti di benvenuti. Quindi prima di lasciare la parola al ricercatore dell'Enea, il dottor Claudio Russo, passo la parola ad Andrea Bonprezzi, sindaco di Arceva, che ci fa i saluti di benvenuto. Sì, salve. Intanto grazie per l'invito. In effetti io farò un brevissimo intervento generale, perché poi sono qui come uditore per ascoltare la progettualità, che in apparenza mi pare molto interessante anche rispetto alle strategie dell'amministrazione comunale. Quindi sono qui appunto per ascoltare e mi fermerò tutta la mattinata proprio per comprendere bene il progetto. Io dico solo questo: l'amministrazione comunale di Arceva si sta impegnando da anni verso alcuni filoni strategici, perché uno dei compiti dell'amministrazione è quello di guardare oltre, e dei politici e degli amministratori, guardare oltre il proprio mandato per dare una linea, una identità al proprio territorio che magari si era persa nel corso dei decenni. E quindi stiamo lavorando per il recupero della tradizione rurale agricola, che significa anche appunto fare un nuovo tipo di agricoltura che sia legata al territorio, dall'agricoltura sociale all'agricoltura biologica, o comunque un'agricoltura di qualità, che poi diventa anche un'operazione culturale di comunità
e poi anche un livello, chiaramente poi si riverbera anche dal punto di vista economico. Poi stiamo lavorando moltissimo sull'integrazione. Noi facciamo decine di progetti sui migranti, con i migranti, insieme ai migranti, perché abbiamo un centro di accoglienza che insiste nel nostro comune. Invece di lavorare contro o buttare benzina sul fuoco, noi abbiamo fatto una serie di progettualità che sono diventate dei modelli anche a livello italiano, come quello degli scavi archeologici con i migranti che collaborano insieme ai ragazzi dell'Università Sapienza di Roma. Poi ci teniamo molto anche ai valori della resistenza, della Costituzione. Abbiamo appunto la celebrazione del 4 maggio, dell'eccidio del Sant'Angelo, è un momento importante a livello regionale proprio per ricordarci di quello che è la nostra tradizione legata anche alla resistenza. E vi dico anche questo: negli 8 anni, ormai sono arrivato al termine, diciamo, del mio mandato, poi nel 2019 lascerò ad altri il compito di seguire l'amministrazione, sono arrivati sul tavolo decine di progetti mascherati da innovazione, dall'utilizzo di energie sostenibili, no, un certo tipo. In realtà dietro si nascondevano dei progetti che economicamente erano vantaggiosi solo per un soggetto che non era legato naturalmente al territorio, non si riverberava niente sul territorio, e quindi insomma abbiamo preso sempre delle posizioni molto chiare. In questo progetto, per quello che posso vedere, vedo invece tutto quello che ci dovrebbe essere, cioè è un progetto innovativo che parte comunque da economie che già ci sono sul territorio e che serve a implementarle, e quindi l'innovazione che si lega comunque a un tessuto economico, sociale, culturale che c'è. Quelli sono i progetti che valgono innovativi. Faccio l'esempio brutale: qui c'è la rappresentante della regione, e la regione poi ha preso una posizione per fortuna netta. Il fotovoltaico a terra tra 2008 e 2009 stava mietendo vittime, una su tutte, il paesaggio marchigiano, no? Ecco. Per fortuna poi ci siamo accorti tutti, comuni, enti, no? E abbiamo fermato la distruzione del paesaggio. Ecco, quello veniva presentato come un progetto innovativo, no? Perché il fotovoltaico, l'energia sostenibile, in realtà no, guadagnavano società straniere, il contadino dava in affitto a prezzi irrisori la struttura, e poi vediamo tra l'altro i risultati. Per fortuna ad Arcevi abbiamo solo due casi eclatanti, non autorizzati dal comune, ci tengo a dirlo, ma come dire, è stata fermata quella bruttura. Ecco, quindi, perché molte volte le aree interne vengono viste come l'area dove poter fare soldi, tanto gli amministratori delle aree interne hanno bisogno di soldi, di economia, gli diamo il contentino, e non solo agli amministratori, anche a chi vive su quel territorio. Qui vedo invece coinvolte due aziende che sono dei leader nel loro settore, legate a una storia e al loro territorio in modo fortemente forte, legato a una tradizione, due aziende che si stanno spendendo per il territorio. Tra l'altro noi abbiamo questo progetto ambizioso del distretto agroalimentare di qualità che finalmente, spero, con i fondi del PSR per i comuni, diciamo i PIL, i progetti integrati locali, dal 2018 finalmente si potrà sviluppare, e chiaramente chiameremo al tavolo proprio i soggetti che già sul campo stanno realizzando questo. Ecco, è importante che le istituzioni appunto appoggino questo tipo di progetti. Devo dire che ho visto anche il coinvolgimento dell'Università Politecnica delle Marche, importantissimo. Io penso per esempio a quello che è stato l'importanza dell'università quando abbiamo reintrodotto sul territorio il mais sottofile di Rocca Contrada, che è diventato adesso un'eccellenza e che ci sta portando il nome di Arcevia in Italia e non solo, attraverso un prodotto agricolo, e sta portando soprattutto migliaia di persone a conoscere Arcevia, il nostro territorio. Ecco, la finisco qui, quindi sono qui per ascoltare. Il comune di Arcevia è comunque interessato a che progetti di questo tipo poi si sviluppino. Perché? Perché stanno all'interno di quella strategia di recupero di un'identità, di creare un'economia sostenibile sul territorio, e quindi far tornare, no, le giovani generazioni a vivere sul nostro territorio, perché questo è il dramma delle aree interne.
Chiudo dicendo che Arcevia fa parte anche del progetto ministeriale Strategia delle aree interne, dove la Regione è partner importante. Nel 2018 partiranno anche quei fondi, quindi tanto per capirci, non so come faremo nel 2018 a gestire tutte queste partite, ma sono contento di potermi sfibrare per l'ultimo anno per lasciare, spero, ad Arcevia, ecco, una prospettiva di rinascita e soprattutto una prospettiva culturale, sociale, economica che regga ai cambiamenti e alle trasformazioni che ci attendono. Grazie. Grazie Andrea per il quadro e per la passione che metti sempre appoggiando tutti i progetti del territorio. E nel frattempo approfitto per salutare Renata Leva, una delle, dei relatori, la relatrice che ci parlerà appunto di nutrizione e quindi dell'importanza degli alimenti funzionali. Passo però subito la parola a Claudio, sì, è anche il posto perché c'è una presentazione. Sono Claudio Russo, un ricercatore del Centro Ricerche Enea della Casaccia, e oggi proverò a raccontare, e cercherò nella maniera più semplice possibile, alcuni aspetti sulle acque di vegetazione, le problematiche legate al loro smaltimento e anche delle opportunità, in particolare per la loro valorizzazione. Nella fotografia ho voluto riportare un po' la hall tecnologica che abbiamo lì nel centro ricerche della Casaccia, con gli impianti pilota che utilizziamo per fare le nostre attività, diciamo, di ricerca. Acque di vegetazione, appunto. Probabilmente tutti quanti sappiamo cosa sono le acque di vegetazione. Comunque, detto in maniera molto veloce, sono gli scarti, i reflui che si vengono a generare durante la lavorazione delle olive per la produzione dell'olio. Poi a seconda del processo produttivo ci possono essere acque di vegetazione sanse o sanse umide, però diciamo sono gli scarti della lavorazione delle olive. Come dicono varie agenzie istituzionali, ISPRA, EXAPAT e così via, e le acque di vegetazione non dovrebbero contenere agenti pericolosi, quindi agenti patogeni o metalli pesanti. Il principale problema per il loro riutilizzo a livello agronomico è principalmente legato all'elevato contenuto di polifenoli in essi contenuti. Polifenoli che sono molecole antibatteriche, batteriostatiche, difficilmente degradabili e quindi possono creare dei problemi allo smaltimento. Proprio per questo motivo esistono, diciamo, dei limiti normativi per lo spargimento delle acque di vegetazione nei campi, che se non erro dovrebbero essere, mi sembra, tra i 50 e gli 80 metri cubi per ettaro di terreno. O comunque ci sono dei limiti che dipendono molto dalle condizioni agro-pedoclimatiche del territorio. Se ad esempio nel territorio interessato è presente un centro abitato o c'è una falda acquifera, o comunque anche in base alla composizione chimica fisica del terreno, ci possono essere dei limiti differenti. In ogni caso, seppur appunto l'utilizzo agronomico sia permesso dal punto di vista normativo, è innegabile che la gestione delle acque di vegetazione rimane problematica.
rimane problematica perché comunque, proprio per i sistemi produttivi attuali, esistono grosse produzioni di acque di vegetazione in un periodo di tempo relativamente ridotto. In più capita spesso che magari per condizioni climatiche non è possibile accedere nei campi con il trattore perché per il maltempo, oppure semplicemente non c'è a disposizione terreni sufficienti per lo smaltimento di tutte le acque di vegetazione prodotte, rimane il fatto che per tutte queste problematiche spesso si è costretti a stoccare le acque di vegetazione con i problemi relativi a tutte le procedure di stoccaggio. Oppure bisogna ricorrere a ditte specializzate che poi smaltiranno le acque di vegetazione con notevoli costi di gestione, oppure, come succede tante volte, devo dire soprattutto al sud, vengono scaricate illegalmente nei corsi d'acqua o nelle fogne. Se vogliamo vedere un pochettino più nel dettaglio come sono fatte queste acque di vegetazione, nella tabella di destra ho riportato alcuni valori per alcuni parametri chimico-fisici delle acque di vegetazione. Come vedete sono valori molto variabili. Perché? Perché le acque di vegetazione sono diverse da anno in anno, in funzione della cultivar delle olive, ma anche in funzione delle condizioni climatiche, delle condizioni del terreno, del processo produttivo. Comunque, diciamo, sono dei valori indicativi. Ora, se vogliamo, anche a livello proprio di letteratura scientifica, esistono dei lavori molto contrastanti sull'effetto delle acque di vegetazione come usate per lo sparse nei terreni. Però alcune cose sono sicure, anche diciamo, se io non sono un agronomo e non ho fatto degli studi specifici da questo punto di vista, rimane il fatto, proprio in base alla composizione chimico-fisica delle acque di vegetazione, che sicuramente hanno un elevato apporto di elementi nutritivi, in quanto è elevato il contenuto in azoto organico, fosforo totale, sodio, calcio, potassio, però è anche innegabile che il carico inquinante delle acque di vegetazione è molto elevato. Carico inquinante che viene identificato da questo parametro COD, che sarebbe la quantità di ossigeno richiesto per degradare la materia organica presente in queste acque di vegetazione. È innegabile che il pH sia acido, per cui a seconda poi del pH del terreno può creare problemi o meno, e poi, come abbiamo detto prima, l'elevato contenuto in polifenoli può creare dei problemi nello spargimento, proprio perché sono delle molecole batteriostatiche. Ora, in funzione di tutti questi aspetti, esistono dei sistemi di smaltimento tradizionali che sono un po' quelli elencati prima, quindi lo spargimento o il ricorso a ditte specializzate che generalmente prima ossidano i polifenoli e poi fanno un successivo trattamento biologico, oppure gli scarichi illegali. Ci sono due opportunità secondo me interessanti per un diverso utilizzo delle acque di vegetazione. Uno sono i processi di fermentazione anaerobica, su cui si sta studiando molto, non è il mio settore in particolare, però a livello di letteratura si sta studiando molto e si stanno cercando delle soluzioni per riuscire a far partire i processi fermentativi nonostante la presenza dei polifenoli, che appunto sono delle molecole batteriostatiche per cui tendono ad inibire il processo di fermentazione anaerobica. Processo di fermentazione anaerobica finalizzato alla produzione per esempio di metano o idrogeno. Quello che invece come Enea ci sentiamo di proporre, in quanto è una tecnologia su cui lavoriamo ormai da decenni, è quello di un processo che utilizza delle tecnologie di filtrazione tangenziale a membrana, che poi andremo a vedere un attimino, pochino più nel dettaglio come funzionano, per valorizzare tutte le componenti presenti nelle acque di vegetazione. Quindi l'obiettivo è la valorizzazione di tutte le componenti a partire proprio dalla presenza dei polifenoli, perché abbiamo detto i polifenoli sono molecole batteriostatiche, antimicrobiche, che possono creare dei problemi per la flora batterica del terreno, però d'altra parte sono delle molecole che hanno delle grosse proprietà benefiche per la salute dell'uomo, hanno tante proprietà bioattive.
e quindi potrebbe essere un'opportunità cercare di recuperarle. Polifenoli che, come vediamo nel quadratino in basso a destra, tendono a finire quasi tutti negli scarti della lavorazione delle olive. Nell'olio ce ne finisce soltanto una minima parte, il 2, il 3% dei polifenoli contenuti nelle olive, perché principalmente sono delle molecole idrosolubili, per cui finiscono nelle frazioni, diciamo, acquose, mentre nell'olio ce ne finisce poco, però anche quel poco che finisce nell'olio comunque tende a caratterizzare poi la qualità dell'olio. Il classico piccante amarognolo dell'olio è dato proprio dal contenuto dei polifenoli. Ora, naturalmente, la proposta dell'Enea non vuole essere la soluzione al problema delle acque di vegetazione in Italia. Naturalmente è difficile da pensare che tutte le acque di vegetazione in Italia vengano sfruttate per valorizzare tutte le sue componenti. È comunque un'opportunità che può dare sia un grosso ritorno economico, ma soprattutto può dare anche un grosso contributo sociale ed ambientale. In questa diapositiva vado via veloce, in quanto sono semplicemente elencati alcuni dei polifenoli contenuti nelle olive con alcune delle loro caratteristiche e proprietà bioattive. Sono un elenco preso dalla letteratura scientifica, in particolare dal lavoro riportato sotto. Sono tutte proprietà attestate, verificate, e quindi, diciamo, ormai il valore biologico dei polifenoli è largamente riconosciuto a livello internazionale. La proposta Enea. Se vogliamo, qui partiamo da questa diapositiva, che è ancora più generale del processo di lavorazione specifico sulle acque di vegetazione, in quanto vuole comprendere tutta la filiera olivicola oleare. L'approccio Enea a qualsiasi problema è quello appunto di cercare di riutilizzare tutto ciò che si può riutilizzare in un'ottica di sviluppo sostenibile. Per cui, se consideriamo la filiera olivicola olearia, noi possiamo utilizzare il legno di potatura, il nocciolino presente nelle sanze per recuperare energia con, per esempio, processi di combustione. Dalle sanze e dalle acque di vegetazione, con dei processi estrattivi, utilizzando appunto queste tecnologie di filtrazione tangenziale a membrana, che adesso vedremo più nel dettaglio, si possono recuperare tutte le componenti in loro presenti, in particolare un concentrato contenente polifenoli, che poi può essere utilizzato ad esempio per fare conservanti naturali, per fare prodotti nutraceutici, integratori. Si possono recuperare tutta una serie l'acqua contenuta nelle olive, che è un'acqua vegetale, che può essere riutilizzata come base per bevande o ed eventualmente può essere riutilizzata nello stesso ciclo produttivo. Si possono riutilizzare delle materie prime seconde, come ad esempio tutto il contenuto salino delle acque di vegetazione, che può essere utilizzato, e poi ne parlerà meglio Matteo, come fertilizzante per la crescita della spirulina. E si può utilizzare anche tutta la sostanza organica presente nelle acque di vegetazione, sostanza organica che, impoverita del contenuto di polifenoli tramite il processo estrattivo che andremo a descrivere, può essere utilizzato poi per la produzione di compost o di energia in processi di fermentazione anaerobica o eventualmente anche nello stesso settore alimentare. Questi processi estrattivi possono essere applicati anche sulle foglie di potatura. Anche le foglie di potatura dell'olivo contengono tanti polifenoli, tanti principi antiossidanti, ed è possibile recuperare queste componenti sempre partendo, diciamo, da una decottura delle foglie di potatura. Infine, proprio per cercare di raggiungere lo scarico zero, le stesse acque di lavaggio delle olive possono essere semplicemente trattate con dei semplici sistemi di filtrazione che adesso andiamo a descrivere, e riutilizzate sempre per il medesimo scopo. Questo tipo di approccio è quello che secondo noi si dovrebbe applicare per qualsiasi settore, per qualsiasi attività, e cerca appunto di assicurare uno scarico zero, riutilizzare tutto quello che si può riutilizzare. Iniziamo a vedere un pochettino queste tecnologie di filtrazione a membrana.
proverò ad essere molto semplice. E in realtà sono tecnologie semplici, però insomma un minimo di aspetti tecnici li dovremmo affrontare. Allora, le tecnologie di membrana sono appunto delle tecnologie separative che permettono una separazione a partire da una matrice complessa in tutte le sue componenti costituenti. Sono a tutti gli effetti dei filtri, come può essere un colino di un tè. Sono dei filtri, però naturalmente sono dei filtri molto più tecnologici, che hanno la capacità non soltanto di separare quello che è in sospensione in una soluzione, quindi ad esempio le foglie del tè, non riescono a separare soltanto quello, ma riescono a separare anche le molecole fra di loro, o riescono a separare i sali contenuti nell'acqua, quindi a separare i sali dall'acqua. Queste separazioni vengono fatte in base principalmente alle dimensioni, per il peso molecolare di questi soluti, di questi componenti. Però dopo non voglio entrare nel dettaglio, anche se diciamo intervengono anche tutta un'altra serie di fenomeni legati alle proprietà chimico-fisiche, alle proprietà elettriche sia dei soluti sia del materiale di membrana. Però diciamo principalmente una separazione fisica legata diciamo alle dimensioni di queste molecole. Sono delle tecnologie pulite che fanno questa separazione senza l'impiego di calore, senza impiego di solventi o di agenti chimici. In più sono delle tecnologie modulari, quindi facilmente scalabili poi a livello industriale e con consumi energetici relativamente ridotti. Nell'immagine sotto diciamo, è riportato un impianto tipo, un impianto industriale tipo di filtrazione tangenziale a membrana. Abbiamo i serbatoi di alimentazione, le pompe di alimentazione, in questi moduli vengono contenute le membrane. E poi c'è tutta la varia strumentazione di controllo, quindi valvole, flussimetri, manometri e quant'altro. Sulla destra invece ci sono due esempi di membrane che vengono utilizzate a livello industriale e che utilizziamo anche noi in tutte le prove pilota. Ci sono sopra le membrane polimeriche a spirale avvolta e sotto membrane ceramiche tubolari. Queste qui sono soltanto alcuni esempi di membrane che possono essere utilizzate, poi tra i materiali polimerici ce ne sono tanti differenti e ci sono anche tanti materiali ceramici differenti. In più ci sono anche conformazioni differenti, ci sono membrane a fibre cave, membrane piane, però diciamo queste qui sono tra quelle più utilizzate. Come funziona come funzionano le tecnologie di membrana? Cerchiamo di capire cosa succede proprio sulla superficie di membrana. Qui sulla sinistra è riportata la classica tradizionale filtrazione perpendicolare. Se noi abbiamo un filtro poggiato ad esempio su un imbuto e proviamo a filtrare un qualcosa, il filtro tende ad intasarsi subito e ben presto il filtrato non esce più, si blocca e non esce più niente. Invece nei processi di filtrazione tangenziale a membrana la matrice da filtrare, da separare, scorre tangenzialmente alla superficie di membrana, quindi il flusso non avviene perpendicolarmente ma la matrice scorre tangenzialmente. In questa maniera gli eventuali depositi di soluti sulla superficie di membrana tendono ad essere rimossi, vengono portati via. Questo principio permette di ottenere un filtrato per lungo tempo, cioè una diminuzione del filtrato lenta e si permette di andare avanti per molto tempo. Ovviamente anche queste membrane tendono a sporcarsi nel tempo, però garantiscono una produttività industriale. Dopo il ciclo di lavorazione, che può essere mediamente in genere delle 8 ore, delle 10 ore o in alcuni tipi di processi anche sulle 24 ore, le membrane vengono lavate e rigenerate, riacquistando completamente la loro produttività iniziale. Quindi a livello proprio di superficie di membrana cosa succede? Se noi abbiamo una matrice complessa, costituita da per esempio una soluzione acquosa, che in questo caso la indichiamo l'acqua con queste frecce rosse, e in più una serie di soluti, quindi per esempio consideriamo questi pallini gialli e questi pallini blu, due soluti differenti. Questa matrice scorre sulla superficie di membrana che è qui riportata. Cosa succederà? Ci sarà una frazione
acquosa sempre, che viene trattenuta dalla membrana, che in questo caso è rappresentata da questi pallini gialli. Mentre ci sarà una frazione che attraversa la membrana, sempre una frazione acquosa, che è costituita dall'acqua e da questi pallini blu. In questa maniera è possibile separare i soluti gialli dai soluti blu e quindi abbiamo effettuato effettivamente una separazione. Quindi in tutti i processi a membrana, quando partiamo da una matrice complessa, si ottengono sempre due frazioni liquide, sempre una trattenuta dalla membrana e una che invece ha attraversato la membrana. A seconda poi del processo, il prodotto di interesse può essere nella parte trattenuta dalla membrana o nella parte permeato, o in alcuni casi anche possono essere entrambe frazioni di interesse. Quali sono le tecnologie di membrana? Generalmente su matrici acquose le tecnologie più utilizzate sono quelle che utilizzano una forza spingente, come forza spingente la pressione. Le tecnologie sono la microfiltrazione, l'ultrafiltrazione, la nanofiltrazione e l'osmosi inversa. Cioè, vediamo a grandi linee come funzionano. Noi abbiamo la nostra matrice complessa, che in questo caso è costituita da solidi sospesi, questi esagoni rossi, da macromolecole, i pallini diciamo grossi grigi, da molecole più piccole come ad esempio gli zuccheri, che sono questi pallini più piccolini grigi sempre, e poi dai sali, che sono invece questi pallini neri. La microfiltrazione tende a trattenere nella parte diciamo retentato unicamente i solidi sospesi o comunque le particelle con dimensioni maggiori di 0,1 micron, per cui avremo che la microfiltrazione trattiene nella frazione retentato i solidi sospesi, mentre lascia passare nella frazione permeato le macromolecole, gli zuccheri, i sali. Poi abbiamo l'ultrafiltrazione, che invece tende a trattenere soltanto le macromolecole e lascia passare zuccheri, sali. La nanofiltrazione, che trattiene principalmente sali multivalenti o zuccheri e lascia passare soltanto i sali monovalenti. E poi infine l'osmosi inversa, che trattiene i sali monovalenti e lascia passare soltanto l'acqua. Quindi diciamo, se partiamo da una matrice complessa ed applichiamo queste tecnologie in successione fra di loro, una diciamo sulla frazione permeato dello stadio precedente, noi abbiamo a tutti gli effetti scomposto una matrice iniziale complessa nelle sue componenti costituenti: i solidi sospesi, le macromolecole, gli zuccheri, i sali, l'acqua. Questo tipo di processo l'abbiamo applicato alle acque di vegetazione. In questa diapositiva è riportato diciamo uno schema generale. Non è detto che poi a seconda poi del tipo di prodotto che si vuole tirare fuori si possono utilizzare o tutti questi stadi o comunque soltanto alcuni di loro. Comunque vediamo nel loro complesso come funziona. Partiamo appunto dalle acque di vegetazione o eventualmente dalle sanze, è la stessa cosa, l'unica cosa è che le sanze richiederebbero un pretrattamento o prima del processo, ma si possono trattare ugualmente acque di vegetazione o sanze. Le mandiamo sul primo stadio di filtrazione, quello di microfiltrazione. La microfiltrazione serve soltanto a chiarificare le acque di vegetazione, quindi a trattenere nella parte retentato tutta la sostanza organica in sospensione dalle acque di vegetazione. Sostanza organica che l'andiamo a concentrare impoverita di polifenoli in questa linea qui, nella linea retentato. Mentre nella linea permeato di microfiltrazione passerà l'acqua, gli zuccheri, i sali, i polifenoli. Questa frazione retentato può essere utilizzata poi per la produzione di compost, per la produzione di energia in processi di fermentazione anaerobica o eventualmente anche nello stesso settore alimentare, in quanto è oliva a tutti gli effetti, per cui diciamo studiando una formulazione simpatica può essere anche riutilizzata nel settore alimentare. Il permeato della microfiltrazione viene trattato in ultrafiltrazione, che tende a trattenere le macromolecole, quindi le proteine, i colloidi. Proteine e colloide che possono essere utilizzate insieme al retentato del primo stadio sempre per la produzione di compost o dei biogas. Il permeato dell'ultrafiltrazione, che invece contiene acqua, zuccheri, sali e polifenoli, può essere trattato in due stadi successivi, uno di nanofiltrazione e uno di osmosi inversa, per andare a recuperare proprio la componente polifenolica.
In particolare, qualora si utilizzassero i due stadi di filtrazione, otterremmo nel concentrato di nanofiltrazione i polifenoli con peso molecolare grosso, eventualmente otterremmo anche gli zuccheri e i sali multivalenti in questa frazione, mentre nell'altro retentato conterremmo polifenoli con basso peso molecolare, sali monovalenti e sempre in una soluzione acquosa. Queste frazioni concentrate poi possono essere utilizzate nel settore alimentare, cosmetico, farmaceutico, mentre il permeato dell'ultimo stadio è un'acqua vegetale, l'acqua contenuta nelle olive, che poi può essere utilizzata, come abbiamo detto, come base per bevande o eventualmente riutilizzata nel ciclo produttivo. Questo schema generale può essere utilizzato anche per recuperare una frazione che poi può essere utilizzata come fertilizzante per la crescita della spirulina. Il processo, diciamo, è molto simile. Ci possono essere degli stadi in più o meno a seconda dopo di quello che si vuole fare. Partiamo sempre dalle acque di vegetazione. Le acque